che oggi sei così solare, Fede? Ah, perché normalmente pare che gli è morto il gatto. Dai, su. Come mai oggi sei tutta gingheri? Appuntamento. Maschio alfa. Ma veramente, guarda. Grazie, dottore, buonasera. No, 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 io ho un problema con una cartella, lo dobbiamo per forza guardare insieme. È vero, no, è dopo. Sì, 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 sì. Che è dopo. Sì, va bene. Oh, comunque non stai male, eh. Sei carina. Senti, e con chi ce l'hai questo appuntamento, ce lo dici? Mi vedo con una mia amica. Non la vedo da un sacco di tempo. Così mi sono vestita direttamente così, carina. E sai, non faccio il tempo a ripassare a casa. Che bello. Brava, fai bene. Che botta di vita. Secondo, ma tante tregua, no? Fede, non abbiamo tempo, dobbiamo andare. Bravo, con l'evidenza. Bravissimo. Così almeno lui lo trova subito. Dai, su, andiamo. Ha finito, ha finito. Allora, ci vediamo domani, me lo dici. Sì, sì, sì. Sei veramente un figlio di... Sì, sì, scusa un secondo. Fede, mi servirebbe la scheda paziente di Michele. La giornata è compilata con il preventivo finale. Ma adesso... Un secondo. Adesso. Ma non è un preventivo costituito io. Vabbè, Fede, ci vuole un attimo. Ci vuole un attimo. La fai, la mandi e te ne vai. Questo non mai. Sì, sì. Ah, Fede, ho lasciato la finestra aperta nella mia stanza. Puoi chiuderla prima di andare? No, 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 adesso non lo fai. Hai appuntamento con Alessandra, te lo ricordi? Comunque ti vuole bene. Sì. Tanto ti ha scelto te. Beh, te credo, ci siamo solo noi qua. È perché si fida. Lui si fida di te. E poi è così carino, guarda, ti fa il buffetto. Alessandra sarà già arrivata e si incazza se aspetta. Va bene, no? Basta chiamarla. Tanto lei è comprensiva, eh. Sicuramente capirà. Ale, Ale, scusami, perdonami, ritardo mezz'ora. Fede, ma vuoi ritardi? Ma dai, sono quasi arrivata, qui ci sta un casino, poi. Ci vediamo lì al bar, eh? Vabbè, dai, sei sempre la solita, comunque, dai, t'aspetto, però non fa tardi che non c'ho tanto tempo, eh? Ok, ciao. Hai visto che mi sei arrabbiata? Beh, siamo in ritardo, ci dobbiamo rifocare un attimo il trucco. Adesso dai, concentrata, eh? Allora? Ci vuole un attimo, ci vuole un attimo. Aspetta, no. È sbagliato. Che cosa abbiamo sbagliato? Non la vediamo mai noi. Ma no, cazzo, il preventivo non torna. No, rifacciamo. Rifacciamolo? Perché ci vuole pazienza. No, io lo sapevo, Federica. Non ci si può fidare di te perché tu non vali niente. Tu non vali niente, vergognati! Lo faccio. Sei sempre la solita cretina. Sei la solita cretina, non ci si può fidare di te! Fede, dai, forza. Io lo so che tu ce la puoi fare perché tu se ti senti ce la fai.
sei l'unica che lo può fare, l'unica. L'unica che lo può fare? Rifacciamolo. C'è tardissimo. C'è tardissimo. Non hai voglia tipo di mangiare qualcosa di buono, qualcosa... Una cosa piccola, 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 buona, buona. Non vorrei mica adesso fermarti a mangiare. Ti stai fermando a mangiare. Una cosetta. Una cosetta che sarà mai? Una cosetta. Sei irrecuperabile, cioè io comunque è tardi, me no. Ma scusa, dai, mi hai fatto perdere 2 ore di vita. Ma non sapevi che c'è l'appuntamento con Marco? No, bella, guarda, io qua fuori c'è una vita mia. Vabbè, scusa, dai, ma scusa un cazzo, scusa un cazzo, scusa un cazzo. Signora, che vuole qualcosa? Sopracci, sì. Una torta. C'avemo crema, cioccolata, frutti del bosco, pere, pesche, c'avevo il profiterol, c'avevo pure la torta alla mimosa buonissima. Ecco qua la mimosa. Chiedi, non è un problema, eh? Scusa, noi domani chiamiamo Alessandra e sistemiamo tutto. Hai perso l'unica amica che ti era rimasta. Sei pezzo di torta? Sì. Sì, ti è piaciuta. Ecco un'altra mimosa. Signorina, lei è vero? Vabbè, guardi, non importa, non importa. Ho visto che ho preso quella torta con la manna, la crema, la mimosa, L'ho fatta io. È buona, vero? Sì. Bene, grazie, fa piacere. Senta, guardi, io domani la rivoglio, qua. Perché domani farò un cheesecake con i mirtilli. Guardi che qua in giro per il quartiere è una bomba, Vengono tutti. Ma fama già sta torta. Quante fette ha preso? 2. 2, quindi 3, 50, 7 euro. Ce l'ha Spitch, grazie. Con qua Spitch. Molto bene, grazie. Bene, arrivederci. Allora aspetto domani, grazie. Arrivederci. Perché vogliamo sbagliare? Sì.
aveva detto. Ma anche se non guarda che signorina, ma devi avvicinare. Non particolare, non porto donze.